Ciao a tutti, oggi vorrei spiegarvi, vorrei illustrarvi una tecnica per realizzare le asole verticali. È una delle tecniche, una delle diverse tecniche possibili, però è quella che prevede un utilizzo, diciamo, per certi versi migliore del filo, perché non prevede l'uso di due gomitoli, bensì l'utilizzo di un solo gomitolo di filo. Il risultato è un'asola ben rifinita, ma al tempo stesso neanche troppo invasiva, perché comunque quando rimane ben tesa poi non dà particolarmente nell'occhio, salvo che per la parte più bassa, dove si verifica questo allinearsi di catenelle, che se le dovessimo aprire risulterebbe praticamente un cerchio di catenelle, ed è molto resistente come asola, non tende a sformarsi, rimane piuttosto rigida. Ripeto, ha il vantaggio di non prevedere i due gomitoli di filo separati, ciascuno per ogni sponda, da un lato e dall'altro dell'asola. Vediamo un pochino come si può realizzarla, quindi. Allora, supponiamo di voler fare la nostra asola alta sufficienza per questo bottone. Questo bottone si presta bene su un'asola alta 6 ferri. Ecco qua. Quindi vediamo un pochino come la si può realizzare. Allora, io qui ho realizzato, va bene, un numero di maglie facilmente divisibili per 2, quindi 4 maglie per parte per l'asola, più 3 maglie da lavorare a legaccio per il bordo, semplicemente perché volevo ottenere un campioncino come questi. Mi piace che i campioncini che conservo siano sempre rifiniti, ma non è necessario che seguiate per forza questa indicazione. Quello che dovete sapere è semplicemente il modo in cui dividere le due sponde su cui va a inserirsi il foro dell'asola. Allora, quindi partiamo subito col lavoro e lavoriamo, va bene, in questo caso, nel mio caso, lavoro le 3 maglie, la prima maglia di vivagno la lascio perdere, lavoro 2 maglie a diritto per il lavoro a legaccio e adesso ci sono 8 maglie da separare tramite l'asola e che io sto lavorando a maglia rasata, quindi lavoro le prime 4 maglie, una, 2, 3 e 4. Ok, una volta che le ho lavorate, volto il lavoro e le lavoro a rovescio. Più quelle due, tre, due maglie di maglia legaccio e la maglia di vivagno. Ok, e ripetiamo lo stesso sino a raggiungere il sesto ferro. Quindi, terzo ferro, tale quale al primo, trascuriamo la maglia di vivagno, 2 maglie a legaccio, quindi a diritto. 4 maglie a diritto. Adesso le rilavoriamo al rovescio. 4, più le 3 maglie di legaccio a diritto. Quinto ferro. Scusate, la maglia di vivagno.
le due maglie alle gaccia. Le quattro maglie a diritto. Volto il lavoro e realizzo il sesto ferro a rovescio. Una. Due. Più va bene quelle tre maglie aggiuntive che sto mettendo io a diritto. Adesso, una volta che siamo arrivati al settimo ferro, lo lavoriamo esattamente a diritto come i ferri dispari precedenti. Scusa, la prima maglia che divivagno e le due maglie che io sto realizzando e non siete obbligati a realizzare a legaccio. Quindi la parte interessante è questa, la maglia rasata, quindi una, due, tre. La quarta maglia dobbiamo utilizzarla per creare un aumento, quindi la prendiamo da davanti, a diritto semplice, gettiamo il filo. Lo passiamo attraverso la maglia e non la molliamo perché la riafferriamo da dietro, gettiamo nuovamente il filo e così abbiamo ottenuto un aumento che ci servirà poi per ricollegarci con l'altro ferro. Adesso dobbiamo andare a ripescarci le maglie, le sei maglie laterali dal bordino che abbiamo ottenuto, quindi 2, 3, 5, 6. Una volta che abbiamo ripescato queste 6 maglie, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare la prima a diritto. Andiamo a lavorare anche la seconda a diritto e le accavalliamo sopra la precedente. E così sino ad averle utilizzate tutte. La terza maglia, le accavalliamo sopra la precedente, la quarta maglia la lavoriamo e le accavalliamo sopra la precedente. La quinta maglia la lavoriamo e la cavaliamo sopra la precedente. La sesta maglia la lavoriamo e la cavaliamo sopra la precedente. Ora dobbiamo fare un'altra cosa. Come vedete, il lavoro si è trasformato in una serie di catenelle che si stanno attorcigliando sul ferro. Dobbiamo collegarlo con l'altra sponda del ferro, quindi riportiamo la maglia sul ferro di sinistra, la lavoriamo a diritto insieme all'altra e cominciamo a lavorare poi a diritto, cioè a maglia rasata, tutti gli altri ferri restanti dall'altra sponda, cioè a diritto dove è a diritto, a rovescio dove è a rovescio. Quindi questo è il primo ferro. Poi abbiamo tre maglie, la maglia di vivagno, due maglie a legaccio e quattro maglie a rovescio. Questo era il secondo ferro. Devono essere in tutto anche qui sei ferri. Terzo ferro. Diritto, scusatemi, ho afferrato del filo in più.
Allora, come avete visto, ho gettato il filo da sopra in maniera tale da poter ottenere, da poter far girare meglio la maglia. Non siete obbligati a farlo, comunque, non è una scelta personale. Quindi il terzo ferro si va a concludere lavorandolo completamente a diritto. Includo la maglia di vivagno. Quarto ferro a rovescio, escluse quelle prime tre maglie che io sto aggiungendo come bordo. Dovete scusarmi se sta suonando il telefono. Imprevisti, un secondo solo e rieccomi. Allora, ripartiamo dal quinto ferro, che sarà ovviamente a diritto. A diritto perlomeno per quelle quattro maglie che costituiscono la sponda, poi al diritto per il legaccio del bordo. E il sesto ferro, noi andiamo a lavorare di nuovo con le prime tre maglie che io ho lavorato così per puro capriccio al legaccio. Le quattro maglie importanti vanno lavorate al rovescio. Arrivati all'ultima maglia del sesto ferro, andiamo ad afferrare la maglia che abbiamo lavorato in più, la maglia che abbiamo lavorato in più nell'altra sponda. Quindi le lavoriamo assieme. Ok? Così. Con la maglia che abbiamo lavorato con l'aumento. Voltiamo il lavoro e proseguiamo quindi il settimo ferro, che è a diritto anche per la sponda sinistra. Ok, e adesso con il lavoro a rovescio andiamo a riunire definitivamente le due sponde. Saltiamo la maglia di vivagno. Scusate, lavoriamo anche la maglia a legaccio, le due maglie a legaccio e lavoriamo le otto maglie a rovescio per la maglia rasata. 3, 4. La quinta maglia, che è quella di raccordo, lavoratela passando il ferro da sotto se volete evitare un forellino un po' più ampio. 7, 8, le ultime tre a diritto. Adesso lavoriamo un ultimo ferro a diritto così da avere un po' di stacco dal ferro per vedere meglio come è uscita l'asola. Adesso stavo ricontandomi le maglie per vedere se sono giuste, quindi sono 3 maglie a legaccio, 3, 6, 8 maglie rasate, 8 maglie rasate a diritto e le ultime 3 maglie a legaccio, giusto, esattamente come prima. Adesso, come vedete, è uscita fuori la nostra asolina perfettamente verticale.
rimane un po' aperta, ma questo è finché non proseguiamo col lavoro, poi il peso stesso della lana tende a tirare giù l'asola e a farla richiudere un pochino. Il bottone passa perfettamente facendo un minimo di spinta, quindi non avendo quell'effetto gettone del bottone che viene passato ci entra direttamente, il che va benissimo perché evita spostamenti del bottone. Qui ho fatto un errore io dove c'era un diritto ho lavorato un rovescio, ma voi fate finta che io abbia lavorato bene per tutto il lavoro. Questa è la tecnica per realizzare un'asola con un solo gomitolo di lana. Spero che possa tornarvi utile per i vostri lavori. Spero che anche per altre tecniche di base o per nuovi progetti e nuove idee vogliate continuare a seguire il canale. Io vi auguro una buona serata. Mi scuso per l'interruzione di prima col telefono, non è molto educato tenere la smanica accesa mentre si sta parlando con voi. Perdonatemi. E vi auguro, come detto, una buona serata. Vi invito ad iscrivervi al canale o continuare a seguirlo. Ciao a tutti, a presto con nuovi progetti. Buona serata.